Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buona domenica amici, un altro appuntamento con le stelle di Azus, appuntamento ormai ricorrente per molti di voi, ce lo dite, ce lo raccontate sul nostro sito, ai nostri contatti telefonici. Contatti telefonici di Cartomanti Europei, la grande organizzazione che tra le altre cose si occupa anche di produrre questa trasmissione televisiva e anche molte altre che vanno in onda su questo canale. Cartomanti Europei, grande centro dedicato alla cartomanzia telefonica. Partiamo da questa base, da questo presupposto. Con uno staff fatto di persone che si muovono nella cartomanzia nel pieno rispetto dell'etica professionale e passionale, oserei dire, nel senso che ci mettono veramente molta passione. L'istinto dei cartomanti europei è quello di cercare di vedere un problema da angolazioni diverse, volerlo illuminare, accendere una luce sul problema, ma poi lasciare a voi scusate, la scelta del come e del perché eventualmente risolverlo. Questo è il messaggio etico che Cartomanti Europei ci tiene sempre a voler propagare. Cartomantieuropei.com, il sito internet, oppure un contatto telefonico diretto 0773493505, al quale rispondono dei centralinisti molto bravi, molto preparati, che da subito sapranno darvi le indicazioni giuste per entrare in contatto con la persona più adatta alla vostra esigenza. Problemi di stelle, problemi di oroscopo, sicuramente la persona più adatta è Azus. La buona domenica anche a te, Azus. Ciao Pasquale. E partiamo subito con te dal segno zodiacale dell'Ariete. Saluto i nostri telespettatori e partiamo dal segno dell'Ariete per questa domenica, bella domenica anche per voi, amici dell'Ariete, così come è bello tutto questo periodo che state vivendo. Devo dire, forse in questa domenica qualcuno di voi potrebbe lamentarsi, no, di un pizzico di noia, di cose che magari non vanno secondo i programmi che avevate fatto, però insomma ci sono anche delle responsabilità che voi avete che riguardano la vostra famiglia, i vostri figli, che non possono essere dimenticate, no? E quindi dovete in qualche modo provvedere anche a quelle che sono le esigenze delle persone che vivono al vostro fianco. È una giornata questa in cui fareste bene anche a staccare un po' la spina dal vostro lavoro, dedicatevi alla vita familiare, alla normale routine anche della quotidianità del rapporto con le persone che amate, a cui volete bene. C'è un Mercurio interessante che transita ad esempio nel segno del Toro, che è vero parla di guadagni, di soldi, di lavoro, ed è per questo che voi quando dovete staccare la spina, no, magari in una giornata di festa come può essere la domenica, sentite che insomma state perdendo un'occasione, ma non è così, perché questa invece è l'occasione buona per dedicarvi ad altro, perché ultimamente state anche un po' trascurando quella che è la famiglia e quindi i vostri affetti più cari, e questa giornata vi darà la possibilità proprio di recuperare in questo senso. Andiamo al segno del Toro. Beh, c'è un Mercurio fantastico che transita proprio lì in casa vostra, amici del Toro, in aspetto con Plutone, in aspetto con Giove. C'è una luna magnifica in questa giornata che transita nell'amico segno della Vergine. Che cosa significa? Che anche in una giornata come questa non dovete, tralasciare, trascurare quelli che sono i vostri progetti lavorativi, professionali, le vostre idee, questo momento di grande creatività. Quindi magari se vi balena un'idea, dovete metterla su carta, cercare di fermarla per poi metterla in pratica già dai prossimi giorni, perché avete davvero delle chance incredibili per migliorare la vostra condizione personale, professionale, finanziaria, perché qui stiamo parlando di grandi occasioni anche da un punto di vista economico, amici del Toro. Certo, questa è una giornata che parla anche d'amore, di sentimenti, c'è una luna che si avvicina a Giove e vi dà l'opportunità finalmente di essere un po' più tranquilli, anche un po' più soddisfatti del rapporto di coppia, che ultimamente vi aveva lasciato anche un po' perplessi e interdetti per alcuni comportamenti anche del partner che non vi erano piaciuti. Andiamo al segno dei Gemelli. Per voi amici dei Gemelli questa è una luna invece un po' problematica, transita in un settore del cielo che vi costringe un po' a stare fermi.
ok? Ultimamente eravate invece vispi, mobili, non stavate fermi nemmeno un istante, e questo insomma risponde un po' a quella che è la vostra natura, no? Di persone sempre molto curiose, che sono alla ricerca di nuove amicizie, di nuovi rapporti, di nuove occasioni lavorative, personali. In questa giornata invece sarete costretti a rimanere un po' immobili. Molti di voi saranno costretti addirittura a rimanere in casa in questa domenica, vuoi perché ci sono degli impegni che avevate preso che non potete più disdire, vuoi perché insomma magari ci possono essere delle riunioni familiari a cui non potete assolutamente mancare. Tutto questo creerà un po' di malcontento, non sarete di umore spettacolare in questa giornata, potrebbero risentirne anche i rapporti sentimentali, perché voi avete un po' questa tendenza, no? Soprattutto in questo momento, ad accusare il partner delle cose che non funzionano. Andiamo al segno del cancro, bellissima giornata, piena di contatti, piena di brio anche, devo dire, perché voi avete questo bisogno anche un pochettino di scaricare lo stress che avete accumulato in questa settimana lavorativa, con questa Venere, questo Sole, questo Urano che provocano sempre delle tensioni, dei problemi all'ultimo momento sul lavoro che poi dovete risolvere. Insomma, siete costretti a correre, siete costretti anche a cambiare le abitudini, a cambiare i programmi delle vostre giornate, siete costretti a rimboccarvi le maniche, questo alla fine vi stanca, oltre che stressarvi. In questa giornata avrete la possibilità di recuperare, sembra migliorare anche il rapporto di coppia, che in questo momento, devo dire, non è ideale. Bene, allora, per quanto riguarda un appuntamento importante con cartomanti europei, quello dedicato al concorso delle streghette, iniziato il 1 aprile, quindi alla fine pochissimi giorni fa, avete ancora tanto tempo per ammonticchiare del punteggio. Come funziona? Un minuto di telefonata equivale ad un punto. Alla fine del concorso, fine estate, ci sarà la possibilità di fare il conteggio dei vostri punti, a seconda del vostro punteggio accedere o meno a dei premi che sono lì pronti ad aspettarvi. Ricchi premi, parliamo di soggiorni completi fino a pacchetti di minuti da consumare nelle linee di cartomanti europei. Per partecipare a questo bisogna chiamare però ad un numero specifico, che è lo 0773 493600. Potete poi domandare informazioni specifiche al centralinista oppure semplicemente collegarvi al sito www.cartomantieuropei.com a leggere tutto il regolamento, tutte le indicazioni che ovviamente vi vengono date. Una volta che siete su cartomantieuropei.com, date un'occhiata anche a tutto il resto, magari anche alla finestra, al banner dedicata alle stelle di Azus, perché potete vedere la puntata odierna dell'oroscopo, se per caso il vostro segno lo abbiamo già raccontato. Oppure tante possibilità di entrare in contatto con gli operatori e le operatrici di cartomanti europei, tutte persone che svolgono attività in questo senso con estrema passione e estremo valore etico. Andiamo avanti per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Ancora buona domenica a tutti quanti voi. Mi immagino che magari ancora, dato che è domenica, lo so, non tutti, ma forse la maggior parte, si crogiolano un pochettino nella calma e nella tranquillità di questa giornata e si ascoltano altri quattro segni. Partendo dal segno del Leone. Allora, amici del Leone, questa è una giornata in cui voi sarete particolarmente golosi, devo dire. No? Potete concedervi anche un piccolo strappo alla regola con un pranzo un po' fuori dall'ordinario, oppure una cena con i vostri amici, meglio se con i vostri familiari. E perché c'è questa luna, no? Che transita nel segno della Vergine, si avvicina anche a Giove. Attenzione alle polemiche, devo dire, in questa giornata, perché voi avrete questa tendenza a criticare molto, ad essere pungenti anche nei vostri giudizi, e questo può creare delle polemiche anche durante il pranzo domenicale o durante una cena con i vostri amici. C'è un Mercurio che transita in una posizione complicata, amici del Leone, che è il Toro, il segno del Toro, e quindi voi diventate pungenti quando magari non siete d'accordo con gli altri, iniziate a dare dei giudizi che possono dare anche molto fastidio, ecco, quindi mi raccomando. Per il resto
Questa è una giornata in cui la sensualità, la vostra sensualità sarà evidente, abbiamo detto, no? Cercherete di soddisfare i vostri sensi dell'olfatto, del gusto, magari mangiando qualcosa di particolare, di speciale, o mangiando un po' più del necessario, ma è anche nel rapporto di coppia, diciamo, che questa fisicità sarà evidente. Andiamo al segno della Vergine, bellissima luna che transita proprio lì in casa vostra, si avvicina a Giove, è una luna fortunata, finalmente una giornata in cui recuperate un po' di brio, di smalto, di allegria, quella che vi è mancata negli ultimi giorni, perché eravate un po' troppo cupi, un po' troppo pensierosi, impegnati a risolvere questioni lavorative, burocratiche. Adesso invece potete essere, almeno in questo giorno, in questa domenica, più spensierati, dedicarvi ad attività più piacevoli, cercare di distrarre anche un po' la mente e di recuperare da un punto di vista fisico, di energia, perché ricordo che questo Marte vi stanca tantissimo dal segno del Sagittario. Andiamo alla Bilancia, è una luna che transita in un settore del cielo che ha a che fare con il vostro subconscio, con quelli che sono i vostri desideri più reconditi, no? Però ultimamente non riuscite ad essere efficaci nel vostro modo di fare, di essere, di parlare. Quindi rischiate sempre di fare confusione, di andare in contrasto con il partner, con le persone che vi circondano, perché sbagliate i termini, perché sbagliate i tempi anche di certe vostre lamentele. Se vogliamo, in questa giornata sarà particolarmente evidente questa vostra mancanza anche di tempismo, devo dire. E allora sarà meglio tacere, sarà meglio far passare questa luna pesante per quanto vi riguarda. Se potete, riposate molto, cercate di dormire un po' di più, avete bisogno di recuperare sotto questo punto di vista. Andiamo al segno dello Scorpione, è una bella luna, mette in evidenza i rapporti di amicizia, i rapporti anche professionali. Questa è una luna che può portare delle novità che hanno a che fare con l'ambiente lavorativo, e ce n'è bisogno in questo momento. C'è un Mercurio opposto, che significa difficoltà nell'ottenere dei risultati pratici dal vostro lavoro, ma è un Mercurio assolutamente produttivo e quasi geniale quando si tratta di scegliere degli alleati, quando si tratta di scegliere dei soci. E poi questa è una giornata che può portare anche una ventata di novità per quanto riguarda un rapporto sentimentale che è diventato un po' troppo statico. Ecco, c'è un ufficio reclami, perché abbiamo delle rimostranze da fare a nome mio e a tutti, nome di tutti quelli che come me sono dell'acquario. Hai dato semaforo verde agli amici del leone per poter mangiare di più. All'acquario quand'è che dirai una cosa del genere? Beh, glielo dirò forse tra qualche settimana. Sì, sì, quando, c'è un quando ci sarà un Giove più favorevole, anche voi diventerete un po' più golosi. Oggi è domenica, giornata per molti, lo so, ma non per tutti, di relax, ma domani per Azus giornata di super lavoro, perché nel pomeriggio tra le 17 e le 19 si aprirà la linea telefonica a lui dedicata per farvi ottenere dei consulti telefonici privati, personalizzati per quanto riguarda il vostro oroscopo, il cosiddetto tema Natale. Chiamatelo avendo a disposizione ovviamente il luogo di nascita, oltre che la data, ma anche l'orario della nascita, per essere insomma un po' più puntuali. Tutto questo accade ogni lunedì tra le 17 e le 19. 0773 49 3505, questo è il contatto telefonico che potete fare anche adesso, che è domenica mattina, per telefonare e per prenotarvi per poi parlare con Azus successivamente, ovvero domani pomeriggio. Andiamo avanti con le stelle di Azus, ripartiamo dal Sagittario. Sì, segno del Sagittario che non sarà di buonissimo umore in questa giornata, devo dire. Dovrei parlare di una giornata ideale per il lavoro, di una giornata ideale per risolvere questioni legali, burocratiche, ma si sa, è domenica. Molti di voi non lavorano, magari gli avvocati non rispondono al telefono, e allora dedicatevi ad altro, amici del Sagittario. Dedicatevi all'amore, agli affetti, al partner, che può far migliorare questo vostro umore un po' grigio, non dico nero, un po' grigio in questa giornata, no? Allora dedicatevi ad attività capaci di scaricare lo stress,
Voi siete delle persone che amano la vita all'aria aperta, che amano fare anche sport. E allora fatelo in questa giornata. Perché se rimanete chiusi in casa, oppure se siete lì a rimuginare su questioni che riguardano il vostro lavoro, rischiate veramente di andare in tilt, di andare in crisi, perché poi le preoccupazioni oppure questa impossibilità ad agire potrebbe mettervi di umore pessimo e quindi potrebbero risentirne anche i rapporti personali, familiari, sentimentali, anche i rapporti di amicizia. Quindi cercate di scaricare lo stress. Andiamo al segno del Capricorno. Finalmente possiamo parlare di una giornata bellissima per quanto vi riguarda. L'ideale per voi sarebbe fare una breve gita, cercate di respirare aria pura. Questa è una luna che transita nel settore dei viaggi, degli spostamenti. Possono essere anche viaggi brevi, non è che dovete andare dall'altra parte del mondo, però magari prendete la vostra automobile, il vostro partner, la vostra famiglia e andatevi in un posto diverso dal solito. Visitate, non so, una città d'arte, visitate un luogo immerso nella natura. Ecco, vi farà molto bene, amici del Capricorno. Questa è una giornata anche molto fortunata per quanto riguarda gli incontri e le emozioni sentimentali. Quindi anche per i single che magari avranno organizzato qualcosa di particolare, non so, con un gruppo di amici, ci possono essere delle bellissime sorprese e delle novità sentimentali. Andiamo al segno dell'Acquario. Non è una giornata bellissima, voi siete reduci già da una settimana piuttosto problematica, piuttosto complicata, e anche in questa domenica non riuscirete a recuperare al 100% il vostro smalto, la vostra verve, il vostro buon umore. Le cose miglioreranno nettamente e sensibilmente la prossima settimana, questo già possiamo dirlo, però in questa giornata ancora sarete piuttosto scorbutici nei confronti degli altri e poi avete questa tendenza a volervi rifare, no? Questa voglia di rivalsa nei confronti di qualcuno che ha avuto qualche parola di troppo nei vostri confronti negli ultimi giorni, o qualcuno che si è negato, non so, anche al telefono, perché no, o qualcuno che magari sul lavoro vi ha provocato dei problemi. Questo chiaramente vi impedirà di sfruttare al meglio i transiti bellissimi che ci sono per l'amore e le amicizie. Andiamo al segno dei Pesci. C'è una luna opposta, transita nel segno della Vergine. È una luna che però sembra volervi regalare ottimismo per un rapporto che magari è appena iniziato o sta iniziando proprio in questi giorni. È una luna che vi rende anche un po', come dire, ingenui sotto questo punto di vista, perché una luna che si scontra con Nettuno nel vostro segno, qualcuno potrebbe anche, come dire, risultare troppo fiducioso, troppo ottimista rispetto ad una storia che è appena iniziata. Quindi la parola d'ordine è cercare di tenere i piedi ben saldi per terra e comunque godervi tutte le emozioni che può portare anche questa luna da un punto di vista sentimentale. Prima di chiudere quest'altro appuntamento con le stelle di Azus, lasciatemi ricordare i contatti per raggiungere, per mettervi appunto in contatto con cartomanti europei. Lo ricordate, tra i più grandi centri di cartomanzia telefonica in Italia, ma tra i più grandi centri e seguiti, soprattutto tra i più seguiti in Italia e non solo in Italia, anche dall'Europa centrale. Soltanto cartomanzia? No, anche astrologia, anche numerologia, tante opportunità.